Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo ancora su One Piece Pirate Warrior 2 con la parte conclusiva di Pirati vs Marine. Se avete notato l'inattività sul mio canale è solo perché sono stata letteralmente fuori casa tutta settimana e quindi non sono riuscita a registrare e montare nuovi video. Questo era già pronto, ho deciso di caricarlo più o meno a metà settimana per spezzare il periodo di fermo, diciamo. Quindi nella precedente puntata ci eravamo fermati qui e vediamo cosa succede ora. Ok, vabbè, ma non mi potete far ripartire il video con uno con un cannone in faccia, dai! Che cos'era mai? Mandatevi a cagare, va, tutti quanti, tutti quanti! Vado, non so dove, ma vado. C'è da conquistare roba qua sotto, andiamo a conquistare, mentre loro chiacchierano. Individuato il tesoro che è qua sotto, vado, vado. Via tutti! Il mio tesoro, là. Faccio la pratica di mezz'ora per aprirlo, aspettate un po'. Ecco, fatto, aperto, perfetto. Tanto abbiamo messo tutti la barba, ma fa niente. Mo si mette a fare gli attacchi di barbetta? Vabbè che pure lui è barbetta, però vabbè. Perché poi voglio dire, è anche figo come attacco. Peccato che ci metto un quarto di secolo ad avviarlo, cioè voglio dire. Ecco di nuovo Akainu, ma è nemico Akainu. Pure pacifista, no, ha ritirato, ha detto ritirata. Sì, sei molto figo, andiamo. È colpa vostra, anzi è colpa tua se siamo in questo pasticcio, veramente, eh? Non volevo dirtelo, ma te lo dico comunque perché sei uno schifo. Aia! Aiuto, aiuto, scappo, scappo. E Santorio, porca puzzola, è dietro. No, l'ho preso, comunque un po' l'ho preso. Pure io, bam! Fatto col piede uguale, come lui, uguale. Fatto lo stesso casino, uguale identico. Ah, qui abbiamo conquistato, perfetto. C'è un altro territorio qua a fianco. C'è gente che vedo che va killata, eccolo, infatti. Kizo! Mi dispiace, mi iniziavi a stare simpa proprio ora, guarda, lo dicevo giusto 10 secondi fa. Vai, testa di muschio. Dovrebbe morire in teoria, ok. Sì, direi che è abbastanza morto. Rotto. Aia, mi è arrivato uno in chiappa. Ma fa sempre questo attacco? No, vabbè, vabbè. Ok, ho capito che dopo quell'attacco non c'è più nulla. Non posso più fare combo, tipo. Wow. Ok, vado verso Teach. Qui c'è Moria, qui c'è Moria, fuggi! Aia, ma Moria è stufato tantissimo. Mo schiaccio le mosche e ti vengo a prendere, ecco, aspetta, No, questo però è un capitano della marina, non è Moria. Dov'è Moria? Dov'è finito Moria? Eccolo là. Ok,
Zombie Domo. Tanto morite tutti in malo modo. Devo difendere sto posto che ce lo stanno per conquistare tantissimo. 1500 lolle. Chi è che fugge? Chi è che fugge? È qua? No, è là. Vado, 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 via, 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 via. Arrivo, Garp. No, stavo cercando. Eccolo. Aspetta, che faccio così? Così si leva un po' di gente intorno alle scatole. Perfetto. No, vabbè, e Ener da dove è cicciato fuori? Non c'era prima. Oddio. Ancora vivo? Ci credo mai, mai, mai. Però è confusionato. Quanti arriva? Un colpo così e muore. Perfetto, fatto tantissimo. Grazie mille. Un cazzo. Ok, devo trovare Teach però. Ah, ma allora era Ener. Perché era Ener? Certo, elimina Teach. C'era un omino ed era Ener. Perfetto. Non ci sto a capire nulla qua in mezzo, ragazzi. Aiuto. Ecco, lo sapevo. Pattume. Moria. Non dimmi che torna pure Moria. C'è un tizio che parla. Sì, è tornato. Vado a killarlo. Vado, vado, vado. Nemico, trova Moria. Sì, ho già visto dove è Moria. Parlava, è idiota. Tesoro individuato davanti a noi, in teoria. Ecco Moria. Ha fatto una cazzata, lo so tantissimo. Fa niente. Non venire via da qua, però. Ok, c'è il tesoro in zona. Eccolo, 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 eccolo. Fuzza! Perfetto. Eccomi, adesso sono tutta per te, Moria. Preparati che le spade di Zoro verranno infilate in posti in cui non dovrebbero essere infilate. Stai attento. Marco, Marco, sei qua da parte. Resisti un secondo, ammazzo Moria e arrivo. Ci vuole l'amico con le gambe lunghe. Aia. Dai Moria, stai fermo. Guarda se sta fermo sto soggettazzo. Muori, schifo. Che casino di gente. Devo fare pulizia, aspettate. Occupa il territorio quale però? Da dove è arrivato lui? Da qua forse? Dov'è? Dov'è che si entra qua? È questo? Sarà questo? Boh, non c'è scritto. Occupa il territorio quale? Quale? Tutti? Quattro, quattro, tutti quattro. Ok, capito. Moria l'ho già trovato e killato tantissimo mezz'ora fa. E conquistiamo il territorio. Se si decide ad arrivare sto capo degli zombie che mi fa anche un piacere. Che intanto sto andando a killare gente così a gratis. Intanto vabbè, ti ammazzo subito. Velocemente. Ok. Via via la polizia che abbiamo altra roba da conquistare. È nei guai. Dov'è nei guai? Dov'è nei guai? Non è nei guai per niente. Sono quattro cretini qua. Vabbè, ma è dall'altra parte della mappa, dai. Vabbè, vado a salvarlo un secondo. Voi state qua, non muovetevi, non respirate. No, che respirate pure, ma non muovetevi, eh. Sì, c'è Akainu. Aspettate, venite tutti. Andiamo tutti insieme a farlo fuori. Va che è meglio. Sì, ma questo prima è alleato, poi è nemico, poi non lo sa, poi è ancora nemico, poi non lo sa, però ci picchia intanto che pensa e decide. Ma dai, deciditi, maledizione. Vabbè, questo tizio inutile ha stufato però, eh. Hai stufato. Ma perché lui avete fatto lo zoom figo e io invece non ce l'ho lo zoom figo? Lo voglio anch'io, dai! Ora soffrirei le pene dell'inferno perché io non ho avuto lo zoom figo. Basta, muori! Ecco fatto.
Visto che all'amico Rubber dà fastidio sto posto, conquistiamolo. Che rottura di scatole, però. Cioè, voi avete tutti lì. Ti devo strepare. Quell'altro che non lascia indietro nemmeno un soldato. Questo che deve conquistare tutto. Spero muoia subito. Ok, perfetto, andiamo. Andiamo! Vieni, Rufy, fregatene di questi territori inutili. Non serviva a nulla conquistare quel territorio. Non serviva a nulla. Fly, chi c'è qua che mi sta correndo incontro? Chi è? Moria. Che cazzo? Madò, che spavento. Porca miseria. Vado, ho perso un anno di vita. Colpa di sto cretino. Muori, va. Sei inutile, sta attacca tua, va. Arrivo. Sì, ho ammazzato 2000 persone. Tra corri a destra, corri a sinistra, conquista su, conquista giù. Ho ammazzato tipo il mondo, ma fa niente. Cioè, di solito ammazzo se non 1000. Nei guai, ma che palle, ma venite qua, statemi vicino almeno. Devo conquistare, non posso continuare a corrervi dietro. Nei guai, ma che palle. Vabbè, venite qua, se volete un aiuto venite qua, sennò ve ne andate tutti a cagare. Quanta gente! Avete stufato tantissimo, non volevo dirvelo mai. Cioè, non oso immaginare il danno che avrò preso in sta cazzo di partita. Lo devo attaccare di lato, perché sennò faccio questa cosa inutile. Vabbè, lo attacco così, fanculo. Muori, Rastaman, con gli occhiali morto. Ok, qui in giro dovrebbe esserci Ace, eccolo, preso al volo. Dai, ne mancano solo due. Dai, ne mancano solo due, via tutti. Che se non mi chiamano più miliardi di volte, li conquisto in un secondo. Sì, di nuovo Moria. Ma scherziamo? L'ho già ammazzato tre volte. Basta. E nascono altri zombie. Vabbè. Non ho più parole, non ho più parole per sta partita che tanto secoli sta durando. Io vi avevo avvisato, erano lunghissime. Meglio così perché mi sto divertendo un casino, però vi avevo avvisato tantissimo. Dov'è sto comandante inutile? Vabbè, ti ammazzo velocemente che non ho tempo. Ecco, lo sapevo tantissimo che succedeva qualche casino del genere. Da dove mi parla? Dall'altra parte del mondo. Ma non ci credo mai. Ah, meno male, alleluia. Succede qualcosa. Arrivo! Prima devo salvare il signor Marco che sta morendo, poverino. Ma dov'è? Era qua! Parlava da qua! No, aspettate, devo trovare Marco, perché se muore siamo nel pattume tutti. Tocca rifarla tutta da capo.
Madò, ti sei fatto uccidere da sto tizio! Ma veramente? Ma non ci credo mai. guarda che ne arrivano altri tizi, vedi di non farti uccidere di nuovo. Vabbè, andiamo subito con la pestata di formiche. Pure lui va con la pestata di formiche. Dai, muori. Muori però. Stai fermo. Fatti picchiare, stai fermo. Sì, vabbè, Rufy è nei guai. Ace sta scappando. Ragazzi, dovreste essere i più forti del gioco, tipo. E siete tutti nei casini. Cos'è? Rufy, resisti, che ormai è morto, Moria. Oh, bello questo attacco, mi è piaciuto sempre tantissimo. Ok. Ma Rufy non c'era qua, veramente. Ci stava Zoro e ci stava Sanji al massimo. Ok, sembra un rospo gigante, ma fa niente, con le corna. Hai una vena che sta per esplodere, attento a non incazzarti troppo. Che schifo, sembra una popò. E finisce così questo infinito capitolo. Ehi, che hai intenzione di fare? Colpa tua se il capitano ha... Fa un passo indietro, Ace. Guardati, dici così non curandoti della tua avventatezza. Cosa? Barba Bianca è morto cercando di salvarti. Sì, per colpa tua, però. È naturale combattere tra marine e pirati. Sto dicendo qualcosa di sbagliato? Ehi, basta così. Il capitano non è morto a causa di Ace o di questo verme. Lo ha ucciso Teach, giusto? Teach ha potenziato il suo esercito con una fornitura inesauribile di Dial e adesso ha persino il potere del capitano. Akainu, non so quanto sia importante la giustizia della marina. Sei un dannato pazzo a non conoscere l'entità della nostra situazione. Ti detesto, ma abbiamo altro da fare prima. A questo punto, anche se uniamo le nostre forze con la marina, non so se riusciremo a sconfiggere Teach. Ma se ognuno decide di combattere a modo suo, non abbiamo alcuna possibilità di vincere. Ok, sta pensando troppo. Va bene, collaborerò con voi, ad ogni modo soltanto finché non distruggiamo Barbanera. Fratello di Ace, ora che il nostro capitano non c'è più, sei tu il leader dell'alleanza di Cappello di Paglia e Barba Bianca. Akainu che dice di collaborare con noi, sei d'accordo? Rufy, a me va bene, capisco che abbiamo una faccenda ben più grande a cui pensare. D'accordo allora, a me sta bene, Akainu combatti al nostro fianco finché non sconfiggeremo Barba Nera. Ricevuto. Copy that.
D'accordo, andiamo. Con i nostri poteri congiunti, noi elimineremo Barba Nera. Barba Nera! Vi ricordo come sempre di lasciare like e commenti al video e iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo la settimana prossima con tantissimi nuovi video. Ciao a tutti ragazzi!